Iniziamo questa presentazione ufficiale della Fondazione Antica Italiana Siena. Prego i relatori di accomodarsi. Grazie. Ovviamente i lavori e gli impegni istituzionali parlamentari insomma hanno in qualche modo trattenuto ancora qualche istante l'onorevole Barelli, che ci raggiungerà a breve. Nel frattempo vorrei insomma dare il benvenuto a tutti voi. Sono Andrea Radice, sono un giornalista e un conduttore televisivo che si occupa di questo meraviglioso mondo del vino da un po' di tempo, e un mondo che ci consegna ogni giorno davvero grandi meraviglie, che ci consegna storie, che ci consegna protagonisti, impresa, passione, e quando si vede che da un'idea molto coraggiosa, giusto Elena, in qualche modo anche una lucida follia, si riallacciano gli echi della storia di qualcosa che ha sostenuto per decenni il mondo del vino e lo si trasforma in qualcosa che ne in qualche modo raccoglie l'eredità e allo stesso tempo ne trasforma in maniera contemporanea l'attività, è veramente sempre una soddisfazione. E che le istituzioni siano vicine a questa nascita e a questa idea è sicuramente un percorso e una compagnia confortante che dà sicurezza e che dà entusiasmo a tutto ciò che può essere fatto da qui in poi. Quindi io inviterei subito l'onorevole Francesco Battistoni, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, a darci il suo saluto e a fare il suo intervento. Grazie onorevole. Sì, grazie a voi. Naturalmente vi diamo il benvenuto in questa splendida location e credo anche l'occasione la meriti tutta. Naturalmente inizio io, ma il Presidente Barelli ci raggiungerà nel corso dell'evento, anche perché impegni parlamentari lo stanno trattenendo al gruppo. Quindi saluto la Presidente D'Aquando, il Presidente Guasconi della Camera di Commercio di Siena e il Vice Sindaco di Siena Michele Capirani, e naturalmente saluto tutti voi che oggi in un caldo venerdì romano siete qui presenti per questo evento. Naturalmente io credo che il nostro dovere come istituzione sia quello di apprezzare questo tipo di iniziative, ma soprattutto essere anche attenti a tutte quelle attività che vanno a promuovere un settore fondamentale della nostra economia agricola. Naturalmente voi sapete meglio di me quello che significa il vino in tutto il suo essere per la nostra nazione. Siamo leader non solo come quantità di prodotti, ma soprattutto come qualità. La qualità che esprime l'Italia non la esprimono altri paesi, e lo dico senza ombra di smentita. Sono altresì convinto che noi dobbiamo, ecco, mi fa piacere che qui ci sia l'enoteca, la Presidente, il Sindaco, la Camera di Commercio, tutta la filiera istituzionale che si può occupare di questo stupendo prodotto, anche perché noi veniamo da un periodo dove ci siamo visti essere messi un po' sotto attacco da varie filosofie, che chi voleva il vino dealcolato, chi voleva mettere noce gravemente alla salute sull'etichetta, per non parlare poi del Nutri-Score con il bollino dei vari colori sulla bontà o meno dei prodotti, senza invece specificare che basterebbe indicare le giuste quantità da consumare. È logico che se io mi mangio mezzo chilo di prosciutto fa male anche il prosciutto, se io mi bevo un litro e mezzo di vino a pasto non fa benissimo, però se io mi bevo quello, bicchiere, due bicchieri, anzi forse lo dicono anche notevoli esponenti del mondo scientifico, fa bene. Quindi dobbiamo mai abbassare la guardia, cercare di fare sempre più rete con produttori, istituzioni, anche perché sono convinto che tutte le nuove anche tendenze, no? Penso alla wine therapy,
tutta una serie di situazioni. Qui peraltro stiamo parlando di una regione che ha un brand ormai affermato a livello internazionale e ha meno difficoltà di altri a coniugare la bontà del prodotto con la bellezza e l'originalità del paesaggio. Però ecco, questa esperienza che parte da Siena io mi auguro che possa essere seguita da molte altre realtà locali. Poi dobbiamo guardare anche alle nuove frontiere, quindi senza dogmi pensare anche alla sostenibilità ambientale. Quindi, siccome siamo leader anche nella produzione di biologico, come Italia abbiamo gran parte della superficie, abbiamo raggiunto il target europeo coltivato a biologico, dobbiamo anche porre l'attenzione a questo tipo di produzione e come istituzioni dovremmo cercare di anche qui di occuparci non solo della produzione ma tutto quello che è connesso alla produzione. Si parla tanto, no, di noi per esempio l'anno scorso siamo passati dal decreto siccità al decreto alluvioni, quindi dobbiamo cominciare a pensare anche a calare sui territori i famosi bacini di accumulo, a cercare di investire in condotti che abbiano sempre meno dispersione, ma che tutte queste iniziative vadano a vantaggio dei nostri prodotti e in particolare del vino, visto che oggi stiamo parlando di vino. Io sono convinto, c'è stata una manifestazione a New York la scorsa settimana, noi quando facciamo e partecipiamo al Vin Italy è una grande attrattiva a livello mondiale. Prima parlavamo col delegato della Camera di Commercio Indiana, anche lì si stanno instaurando relazioni e stanno pensando a fare un Vin Italy Italia. Quindi io credo che anche questa serie di relazioni, quindi puntare allo sviluppo dell'agricoltura, coniugare sempre di più anche il commercio con l'estero, essere all'avanguardia, come già lo siamo, dal punto di vista qualitativo e naturalmente per quello che è possibile riuscire a coniugare tutte queste cose alla sostenibilità di tutta la filiera, penso che queste siano le sfide che tutti insieme dobbiamo metterci ad affrontare, ma io sono convinto che noi abbiamo le nostre capacità per poter far questo. Come, cara Presidente, come oggi è stato concepito questo incontro credo che sia la prova di come dal livello locale, dal livello provincia, si possa studiare un modello da esportare a livello nazionale e non solo. Quindi io ancora, Presidente, la ringrazio per questo evento, ringrazio ancora tutti gli intervenuti, augurando buon lavoro per questa bellissima occasione. Grazie. Grazie, grazie all'onorevole Francesco Battistoni. Argomenti centrati e argomenti veri quelli che ha toccato e che sono poi anche con la quotidianità di chi si occupa di vino, e quindi che siano ben chiari alla parte insomma, che legifera poi e deve aiutare questo comparto, è di nuovo qualcosa di molto, molto positivo. Il vino è ovviamente un biglietto da visita straordinario del territorio in cui viene prodotto, ciascuno dei luoghi enologici vinicoli italiani ha delle caratteristiche uniche, sono uno più bello dell'altro, non abbiamo alcuna delle 20 regioni priva di un territorio vinicolo importante, questo è sicuramente un patrimonio nazionale che dobbiamo salvaguardare, che dobbiamo aiutare a crescere. Quindi vino e territorio, Siena è una meraviglia, è un gioiello all'interno di un territorio splendido, le terre intorno alla città sono ricche di denominazioni, sono ricche di grandi cantine, sono ricche della gioia di un calice di vino, come diceva giustamente Battistoni, anche due, sempre con moderazione, ma evviva. E quindi con piacere chiedo a Michele Capitani, vice sindaco di Siena, di darci questa sensazione di cosa vuol dire essere appunto vice sindaco della città dove rinasce tutto ciò. Ma
Ma intanto buonasera a tutti, grazie. La sensazione piacevole me l'avete data voi con le vostre parole, ringrazio l'onorevole Battistoni, con le parole ovviamente cariche di significato, un momento importante per l'amministrazione comunale. Porto il saluto del sindaco, dell'amministrazione tutta, come sapete impegnata domani con il primo importante giorno del Palio, una manifestazione che ci rende famosi in tutto il mondo, ma abbiamo voluto essere presenti con una delegazione importante, il presidente Ciacci, i consiglieri comunali, Campolo, Bondi, Borghi, Pucci, perché crediamo in questo progetto e crediamo in una rinascita fortemente voluta da questa amministrazione, la Presidente da quando lo sa, perché da troppi anni si trascinava un qualcosa di doloroso per la città. Riusciremo a breve a firmare il contratto di concessione dei bastioni dell'Enoteca, abbiamo limato gli ultimi aspetti contrattuali che erano un po' discussi, avvieremo questo progetto. Era infatti l'ottobre del 2017 quando il Consiglio Comunale di Siena deliberava la messa in liquidazione dell'Enoteca Italiana di Siena, il più antico ente italiano per la promozione di vini fondato con regio decreto del 1933, quindi di fatto spariva e finiva la sua storia. Dal 2017 in poi è partito quindi un lungo iter giudiziario fatto di messa all'asta dei beni mobili, di immobili, del marchio, che la Presidente da quando si è saputa aggiudicare all'asta, diciamolo, con un progetto che è un progetto ambizioso, lo è anche di riqualificazione dei nostri bastioni della fortezza, perché anche la location dove l'Enoteca va a tornare è un elemento importante, carico di storia. E ovviamente lo ha saputo fare attraverso un marchio che torna nel luogo che gli compete. Serve chiaramente in questi casi un incontro virtuoso, ad avviso dell'amministrazione, tra imprenditoria coraggiosa in grado di sintetizzare le necessità del pubblico e le esigenze del privato. Il Comune, come diceva l'onorevole Battistoni, e le istituzioni tutte possono solo coadiuvare questo importante progetto, perché sappiamo le difficoltà, e lo ricordava anche l'onorevole, che ci sono, che a volte la burocrazia, le istituzioni mettono nell'avvio di un importante progetto di iniziativa privata. Ma la resilienza della dottoressa da quando, anche il fattore umano che ha saputo mettere in questo progetto, e magari dopo avrà modo di presentare, ha fatto capire all'amministrazione che c'erano le carte giuste per ripartire. E diciamo che è quello che i senesi si aspettano, è trovare imprenditori che vogliono credere nella nostra città e nel brand Siena. Un brand che purtroppo negli ultimi anni è salito all'onore della cronaca più per fatti spiacevoli che per fatti importanti e piacevoli. Questo deve essere un avvio. Torniamo qui a Roma a pochi giorni da quando siamo tornati a presentare l'importante stagione statale attraverso il direttore artistico Vincenzo Bocciarelli. Ecco, Siena che esce dai suoi confini, si allarga, da realtà di provincia, come diceva l'onorevole Battistoni, si allarga a grande città o a grande Siena. È quello che l'amministrazione si aspetta. Io ricordo poi ai presenti che ovviamente parliamo del marchio Enoteca Italiana che porta il nome di Siena e dell'Italia nel mondo, ma un altro importante lavoro che dovrà fare la Presidente da quando è anche valorizzare il marchio Enoteca Toscana. È un marchio minore, ma noi glielo abbiamo affidato perché l'amministrazione precedente se l'ha aggiudicato all'asta e quindi lo ha voluto affidare perché siamo convinti che la sinergia del marchio Enoteca Italiana Siena con quello Enoteca Toscana fosse il modo migliore per valorizzare anche il marchio di proprietà dell'amministrazione. Concludo ancora un richiamo alla location. La Fortezza Moedicea è il cuore pulsante della nostra città, nei prossimi anni sarà interessata da importanti lavori di ristrutturazione e di riqualificazione. Credo che questo sia un bellissimo biglietto da visita e quindi auguro all'Enoteca Italiana Siena futuri successi a Siena, in Italia e nel mondo. Grazie. Grazie al vice sindaco di Siena, Michele Capuano. A Siena la Camera di Commercio di Arezzo e Siena è sempre stata vicina alle manifestazioni che hanno portato la città al centro di un sistema che ha anche un forte richiamo di persone, perché quando ci sono manifestazioni importanti Siena vive una vita ulteriore di incoming, come si dice. Quindi al Presidente Massimo Guasconi voglio chiedere di darci il suo contributo a questo inizio. Ha detto il Vice Sindaco anche della ricchezza di aver trovato nella fortezza la sede dell'Enoteca, della Fondazione dell'Enoteca Italiana Siena. Quindi c'è veramente tutto è pronto e quindi Camera del Commercio Arezzo e Siena è in linea con gli altri e pronta a dare un contributo. Ecco, buongiorno, ovviamente ringrazio dell'invito
Elena, ovviamente tutti voi per essere qui presenti oggi, per in qualche modo suggellare il ritorno dell'Enoteca Italiana, perché voglio ricordare che tutto quello che ha rappresentato l'Enoteca Italiana, tutta l'attività, cifra e della caratura culturale che in questi anni che ormai ci sembrano molto lontani, ma che si sono interrotti appunto nel 2017, come ricordava il Vice Sindaco, è stata un'attività che ovviamente era di respiro nazionale in particolare, ma anche molto internazionale. Voglio ricordare che l'Enoteca Italiana aveva anche una sede a Shanghai, una sede operativa importante verso la quale si sono tra l'altro rivolti tanti delle nostre iniziative, quindi non solo toscane, senesi, ma anche italiane, per promuovere i prodotti vitivinicoli e anche dell'agroalimentare in Cina, in quella parte di Asia. Quindi il ruolo che Enoteca ha avuto nel recente passato e quindi nella storia che ormai ci accingiamo un po' a mettere anche come riferimento per gli obiettivi futuri ambiziosi che vengono inseriti in quelli che saranno i programmi futuri della Fondazione, credo che debbano essere tenuti ben presenti. È chiaro che sappiamo che il vino rappresenta, per quanto riguarda il nostro territorio, ma non solo, ha un ruolo decisivo per la riuscita di promuovere il nostro mondo all'esterno, quindi il riverbero che abbiamo, come dicevo, nel valorizzare i prodotti vitivinicoli e agroalimentari è evidente, ma il turismo ovviamente ha grandi radici sulla valorizzazione di queste produzioni che sono ormai diventate iconiche e che ovviamente ci pongono, ma ripeto, non solo Siena, che ovviamente ha dei brand di grandissimo ormai respiro, ma è anche l'attività che Enoteca ha sempre fatto è stata quella di valorizzare anche le denominazioni minori e valorizzare quei territori che, come veniva ricordato, ormai rappresentano tutta l'Italia, che ha una vocazione ovviamente vitivinicola comunque a prescindere. Per cui il ruolo, la responsabilità che ovviamente intorno a Enoteca stanno nascendo e stanno diventando sempre più anche evidenti, ovviamente ruota intorno ovviamente a questa iniziativa che ovviamente non solo voglio apprezzare, ma che devo dire è stata assolutamente ben voluta da quando ovviamente ha contattato, ricordo anche la Camera di Commercio, ma ricordo anche che la Fondazione ha sede, una sede legale, quindi non sarà la sede quella che veniva ricordata in Enoteca, ma la sede legale è presso la Camera di Commercio, presso degli spazi che sono in Camera di Commercio, quindi diciamo questa presenza della Fondazione, quindi dell'attività che la Fondazione si pone, è un'attività che ovviamente investe molto anche quelli che sono ovviamente non solo i principi, ma anche la visione che gli enti pubblici, che sono sempre stati vicini a Enoteca, ricordo ovviamente il Comune che è qua a testimoniarlo, ma ovviamente vorrei ricordare anche la Provincia, la Regione, oltre alla Camera di Commercio, ovviamente hanno a cuore, perché Enoteca spazia e può spaziare, come l'ha fatto in passato, soprattutto anche in quella diffusione culturale che comincia dal consumo consapevole al rapporto di vino e giovani, tanto per ricordarne alcuni che sono stati anche oggetto di progetti ministeriali di grandissimo successo. Ecco, io credo che davvero ci sono tutte le condizioni perché con la presenza dei noi enti pubblici, ovviamente con la presenza, ricordiamoci, molto dei nostri consorzi di valorizzazione ovviamente delle nostre denominazioni, con i nostri imprenditori, perché se l'Enoteca è ovviamente un ente che ha una visione, uno scopo sicuramente di questo respiro, però non può prescindere anche dal mercato, dal commercio, che lo devono e lo possono sostenere, come tra l'altro era l'Enoteca nella versione precedente, che era divisa con due attività, una più commerciale e una ovviamente più istituzionale. Quindi questo secondo me è un aspetto che deve e non solo può essere recuperato, ma ha, credo, tutta la dignità per essere alla base di un futuro che ovviamente noi auguriamo, ma ripeto, lo auguriamo sentendocene parte e sentendoci tutti impegnati, perché se ci sarà successo sarà, credo, dovuto a tutti noi, oltre che, come dicevo, all'attività di tante aziende che aspettano ancora di riconoscersi in un ente come questo che ha il valore, che ha ovviamente una prospettiva
anche diversa rispetto a quella del semplice mercato e della semplice promozione, che ripeto c'è, non dico la diamo per scontata, ma insomma sappiamo che è nella natura, nel DNA di Enoteca Italiana, ma soprattutto perché ovviamente ricorda quel motivo per cui nel 1933 il decreto ha fissato l'esistenza di questo ente che veniva, ovviamente, che nasceva per promuovere i buoni e onesti vini italiani. Quindi con questo auspicio ovviamente noi ci accingiamo ad essere sempre tutti partecipi e presenti perché questo successo ovviamente non venga a mancare. Grazie, grazie a Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, per questo rafforzamento della prima linea, questo è assolutamente importante. Intanto approfitto anche per ringraziare e salutare chi ci sta guardando in diretta, ovviamente ringraziare la Camera dei Deputati per aver scelto di mandare in diretta questo momento inaugurale, questo momento di presentazione. Ora un breve video che ci porta nel cuore dei fatti e poi Elena preparati che tocca a te. Bene, e allora Elena da Quanno, ora riapriamo quel sipario e entriamo nel vivo di ciò che avete pensato e di ciò che state per incominciare a realizzare. Ovviamente presenti anche i cofondatori Massimo Carotti, Rosanna Zari e Mario Valgimigli, che saluto. Elena, prego, e coinvolgiamo anche loro in questo racconto. Farmi parlare dopo questo video che per me comunque rappresenta un video molto emozionale perché lo abbiamo studiato e lo abbiamo voluto omaggiare tutti voi perché rappresenta innanzitutto quello che poi è il titolo, il vigneto Italia, no? E tutta la nostra Italia, tutta la nostra vitivinicoltura e naturalmente non può che rappresentare Siena e la sua bellissima enoteca e il nostro prestigiosissimo marchio. Ed è veramente un onore oggi poter essere qui con tutte le istituzioni che io conosco poi personalmente e anche i gruppi parlamentari che ci ospitano dopo, siccome sarò l'ultima, mi hanno detto farò i saluti. Sì, sì, era solo per... E naturalmente sono qui con tutto il nostro gruppo della Fondazione Enoteca Italiana e nella fattispecie dell'imprenditore che dall'inizio con me ha iniziato questa avventura e sfida. In realtà lui, prima di me, essendo toscano, si stava già documentando su questo marchio e su questa storia, diciamo. E quindi è con una grandissima emozione che io mi permetto di chiedere a Massimo Carotti di essere per la prima volta presente qui con noi e di parlare, diciamo, descrivendo i motivi che l'hanno portato poi a unirsi anche alla Fondazione Enoteca Italiana Siena. Massimo, prego al leggio. Direi che nessuno meglio di te ci può raccontare quello che il vino è capace di creare, quindi quella voglia da parte della gente di andare a vedere, di andare a toccare con mano territori straordinari in nome di quello che viene prodotto. Sì, benissimo, perché poi spesso io mi occupo appunto di turismo e
giro persone così con l'azienda e con tutti i nostri collaboratori, è proprio questo che diciamo ci ha spinto anche poi a puntare su questo discorso del marchio e della rilancia dell'ente. Comunque voglio leggere, che magari mi riesce meglio. Buon pomeriggio a tutti i presenti, agli onorevoli e a tutte le istituzioni rappresentate in questa bellissima sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, che ci ospita per poter illustrare e presentare il nostro progetto della Fondazione Italiana Siena. Sono Massimo Caroti e insieme alla dottoressa Elena Lacquanno, oltre un anno fa, abbiamo rilevato il marchio Enoteca Italiana Siena. Mi occupo da oltre 20 anni di turismo, facendo conoscere ad una clientela per larga maggioranza internazionale le bellezze della nostra terra, soprattutto della Toscana, dove mi colloco, e dove tanti stranieri che arrivano per visitare le meravigliose città d'arte chiedono e si interessano ormai da molti anni come poter fare delle esperienze legate appunto al mondo del vino, per conoscere i processi di produzione e degustare le diverse denominazioni presenti sul territorio. Da qui il desiderio di rilevare il marchio storico Enoteca Italiana e di inseguire il sogno di far ripartire questa icona nazionale del mondo enologico, considerando che proprio a Siena, ormai già detto, nel 1933 è nata per la prima volta la mostra mercato dei vini tipici italiani, che poi successivamente, alla fine degli anni 60, si è poi trasformata nell'attuale Vinitaly. Avvalendosi di numerosi esperti che abbiamo ovviamente conosciuto nel settore vitivinicolo, come la dottoressa Rosanna Zari, presente in sala, premiata come miglior agronoma d'Italia, il dottore Jacopo Vagaggini, presente in sala e anche lui, che è stato premiato come miglior giovane enologo italiano, e molte altre professionalità, abbiamo voluto fortemente legare a questa Enoteca Italiana Siena anche una fondazione, denominandola appunto Fondazione Italiana Siena. Enoteca. Gli scopi della fondazione sono quelli di poter approfondire tematiche importanti legate al mondo vitivinicolo, facendo progetti legati per esempio alla ricerca e al mondo scientifico, progetti legati alla conservazione dei vitigni autoctoni e al modo, appunto come stava dicendo prima anche l'onorevole, al modo di adattarsi ai cambiamenti climatici, avvicinarsi ai giovani con progetti legati al bere bene e in modo responsabile. Questo è un tema molto attuale che appunto vorremmo puntarci molto, perché comunque pensiamo anche che, essendo Siena poi una città universitaria, possiamo appunto espandere questo al mondo universitario e cercare di creare una bella sinergia appunto con l'università, e magari fare anche una borsa di studio, abbiamo pensato, per cercare di portare nel mondo magari qualche iniziativa importante e magari, perché no, trovare anche un qualche cosa che possa aiutare i giovani a capire meglio anche appunto questo modo di bere in maniera bene e responsabile. E ovviamente concludo ringraziando tutti i presenti con un arrivederci all'inaugurazione che ci aspettiamo di potercela fare nel prossimo marzo 2025 dell'Enoteca Italiana Siena e del suo meraviglioso museo all'interno della Fortezza Medicea di Siena. E lascio la parola ai miei colleghi, che vi spiegheranno in maniera più accurata quelli che poi sono i progetti della Fondazione dell'Enoteca Italiana Siena. Grazie Massimo Caroti. È giusta questa sottolineatura per quanto riguarda il mondo dei giovani, perché il mondo dei giovani secondo me ha anche bisogno un po' di essere in qualche modo avvicinato al vino, magari anche con una formula in qualche modo didattica, che riesca a far capire ai ventenni che un calice di vino è sicuramente meglio di un drink superalcolico, per essere molto espliciti, senza nulla togliere alla grande industria del beverage che è comunque parte di questo mondo. Quindi mi fa molto piacere sentire queste parole. Allora, miglior agronomo Rosanna Zari, prego, accomodati pure all'eggio e ti ascoltiamo. Grazie.
Grazie, buonasera, benvenuti a tutti. Ringrazio la Camera dei Deputati per questa grandissima opportunità. Io sono agronomo e quindi ho sposato questo progetto dell'Enoteca Italiana a Siena proprio perché vorrei far conoscere, come è stato fatto anche in passato, quello che è il nostro patrimonio vitivinicolo, che è veramente unico al mondo. Pensate che siamo i detentori, siamo in Italia uno dei paesi in cui la biodiversità vitivinicola è maggiore al mondo, e quindi dobbiamo in qualche modo tutelare e divulgare queste nostre peculiarità. Io ho intitolato il mio intervento, io vorrei parlare dei paesaggi vitivinicoli, non solo dei vitigni autoctoni. Io sono anche componente del Comitato Nazionale dei Vini DOP e IGP, che è istituito presso il Ministero dell'Agricoltura e che ha un'importante funzione, che è quella di valutare, vagliare e ovviamente poi approvare nella procedura italiana, che poi ovviamente passerà, quella statale passerà poi a quella comunitaria, i disciplinari delle DOP e delle IGP di tutto il nostro paese. Allora, questo è il comitato, che è istituito con un decreto ministeriale nel 2021, siamo infatti in scadenza perché ha durata triennale. Ma perché vi faccio vedere questo? Perché vorrei farvi vedere, questa è l'unica slide con i numeri, non vi preoccupate, quindi abbiamo in Italia ben 77 DOCG e 333 DOC, che con le nuove denominazioni ovviamente vengono definiti DOP e IGP dai regolamenti comunitari, quindi abbiamo in totale un 410 DOP che rappresentano un quarto, quasi un quarto, di tutte le DOP che sono in Europa. E vedete sotto infatti i dati dell'Unione Europea. Questi dati sono tratti, per i giornalisti e per la stampa, li potete vedere da un portale che è della Commissione Europea, che si chiama Iambrosia. Ma vorrei anche farvi vedere, parlando dei nostri paesaggi, come sono cambiati questi paesaggi nelle zone vitivinicole e non soltanto. Questo proprio a dimostrazione anche di quella che è la Convenzione Europea del Paesaggio, che ci dice che i paesaggi vengono modificati in base alle esigenze dell'uomo e delle popolazioni che ci vivono. Allora, questa è un'azienda del Chianti Classico, potete vedere la differenza della foto aerea del 54, in cui avevamo delle coltivazioni promiscue, e ora invece le vediamo completamente specializzate, quindi in vigneti di alta tecnologia. Ma ancora persistono in alcune zone, questa è una foto del 2010 di Poggibonzi, che è un comune in provincia di Siena, peraltro dove sono nata, dove vedete come le viti sono, essendo una specie lianacea alla vite, ha bisogno di un sostegno, e prima avevamo i sostegni vivi, che erano gli aceri campestri oppure i frassini. Se vedete sulla sinistra c'è anche una pianta che ha i ramoscelli arancioni, quello è un salice, e il salice veniva utilizzato per legare le viti, quindi era un ciclo, un'economia chiusa e circolare, che oggi abbiamo scoperto, ma che già i contadini avevano applicato in epoche molto più lontane. Questa tipologia ha lasciato ovviamente lo spazio a questi nuovi vigneti che abbiamo visto anche nel video, ma che non sono solo quelli a filari, ma sono veramente molto diversi a seconda di dove ci muoviamo nel nostro paese. Questo è un paesaggio sempre vitivinicolo di Verona, è stata fatta col drone in occasione di Vinitaly.
E però, ecco, bisogna anche dire che oggi i nostri vigneti sono tutti misurati, sono quantizzati, perché la superficie vitivinicola a livello italiano ed europeo è fissa, non la possiamo aumentare, tranne quelle deroghe, che vengono date nell'1% all'anno che può dare lo Stato italiano, e concedere quindi nuove autorizzazioni per superfici vitate. Del resto la disciplina, la normativa vitivinicola è sicuramente una delle più complesse, sia in campo ma anche ovviamente in cantina. Adesso però abbiamo anche le nuove tecnologie, qua potete vedere un drone che rileva i vigneti e viene utilizzato per fare una mappatura del vigneto, quindi non si va più a senso, diciamo così, o a vista, ma proprio l'alta tecnologia ci viene incontro. Possiamo fare delle mappature che ci consentono di fare delle concimazioni localizzate zona per zona, proprio per distinguere e per evitare gli sprechi e per diminuire l'impatto ambientale. Abbiamo poi delle centraline meteo che, rispetto alle prime che sono nate, ci danno anche la possibilità di prevedere quali possano essere le infezioni e le malattie in modo da evitare i trattamenti, noi diciamo in agricoltura a calendario, che sono quelli che coprono la coltura tutto l'anno, non tutto l'anno, insomma quando c'è necessità, ma intervenire solo quando c'è bisogno. Poi la raccolta, ecco, parlando della raccolta, anche questa può essere meccanizzata, qui la vedete, una vendemmiatrice che fa tutto in automatico, ma girando il nostro paese si trovano anche delle zone con la raccolta con la barca, quindi questa è una isola in Sicilia, Marsala, dove viene ancora fatta la raccolta a mano e poi trasportata in cantina, non con i carrelli, ma con quelli che vengono chiamati i vigneti eroici, no? Esattamente. A piedi si raccoglie a mano in piccole ceste perché non si possono portare carichi troppo forti. Esattamente, come in questa foto che vediamo qua, e questo ci dà l'idea di quanto veramente sia variegato il nostro patrimonio e diversificato, perché la vite è una pianta che ha una grandissima capacità di adattamento, si va dalle produzioni a livello del mare fino a 700-800 metri. Adesso andiamo sempre più in alto perché per effetto dei cambiamenti climatici e quindi da carenza di pioggia, non quest'anno o quello precedente ovviamente, ma si cerca di trovare i terreni più freschi. Poi abbiamo addirittura, guardate come ha influito il paesaggio, tant'è vero che i muretti a secco che sono stati fatti sono considerati patrimonio UNESCO, ovviamente non solo in Italia ma anche ci sono altri paesi, non solo nel nostro. E io questo lo chiamo invece un vigneto paesaggistico perché vedete ci sono delle viti ma inframmezzate a delle ginestre che nel periodo primaverile danno davvero profumi e visioni davvero idilliache. Qui invece siamo vigneti e storia, qui siamo in Sicilia dove sullo sfondo si vede un bellissimo tempio greco. E qui invece siamo in Sardegna, questa è una foto di due giorni fa, dove vedete i muretti vengono utilizzati per proteggere le colture dalla salsedine, dai venti dominanti e allo stesso tempo bonificare il terreno dalle pietre, perché la vite si ama i terreni sassosi, pietrosi, ma comunque bisogna anche coltivarli con i nostri mezzi meccanici. Passiamo poi invece alla pergola trentina, dove vedete una armatura veramente complessa, un sistema di vigneto molto più complicato, ma perché sono zone molto produttive.
E infine guardate la bellezza dei paesaggi che accompagnano le nuove culture. Qui invece siamo a Pantelleria, e sto finendo, dove vedete la vite ad alberello, ma guardate come viene coltivata in delle lunette che consentono, scavate quasi nella lava, insomma, terreno lavico, per raccogliere il massimo dell'umidità, perché ovviamente questa è molto bassa. Io finirei con un accenno all'enoturismo, di cui ha parlato prima anche Massimo, perché è una grande opportunità per le aziende agricole. Il primo decreto, le linee guida sono del 2019 del Ministero, e molte regioni, ovviamente essendo linee guida, poi ogni regione applicherà queste norme, e infatti la Toscana anche l'ha già fatto, non so le altre regioni, ma sicuramente è una grandissima opportunità per far conoscere i nostri prodotti e il nostro territorio. Grazie. So, Rosanna, che volevi invitare anche a dirci qualcosa al dottor Fabio Vitale? Sì, ma non lo vedo in sala, non so se sia ancora arrivato. Quando arriverà lo faremo intervenire, perché è il direttore generale di AGEA. Per il suo contributo. Grazie alla dottoressa Rosanna Azzari. E Mario Valgimigli, è il tuo turno, altro protagonista della rinascita e della nascita della Fondazione. Prego. Grazie. Saluto le presenti e i presenti e ringrazio gli organizzatori che hanno permesso la presentazione della Fondazione in una sede così prestigiosa. In qualità di vicepresidente della Fondazione Enoteca Italiana ci tengo ad illustrare brevissimamente alcune delle attività della Fondazione, le prime attività che porteremo al pubblico, di cui e che mi piace presentarvi perché ritengo siano di grande importanza a livello locale, ma anche a livello nazionale e internazionale. La Fondazione intende raccogliere il testimone di quella che è stata l'Enoteca Italiana di Siena, che è stata un'istituzione prestigiosissima in Italia, la più prestigiosa istituzione nel mondo del vino, e che ha svolto un'attività tutto tondo in campo culturale, non solo in campo vitivinicolo, ma in campo culturale in toto. Uno degli elementi fondamentali dell'Enoteca Italiana Siena è che la Fondazione ha intenzione di riprendere è la valorizzazione dei vini di qualità, che è sempre stata uno dei compiti fondamentali della Enoteca Italiana Siena, che si avvalsa nel tempo dei collaboratori più blasonati e dei migliori specialisti del settore, al fine di selezionare i migliori vini da promuovere ed esporre nella propria sede e in quelle che in Italia e all'estero. La presenza di un vino nella selezione della Enoteca Italiana a Siena ha costituito sempre motivo di orgoglio per i produttori del vino e oggettiva attestazione di qualità e di pregio. Sono quindi lieto di annunciarvi che, in linea con la tradizione del marchio storico, la Fondazione Enoteca Italiana sta provvedendo alla costituzione di una nuova commissione per la valutazione dei vini di pregio da inserire in una propria selezione, alla quale hanno già dato adesione alcuni tra i più importanti e blasonati personaggi, diciamo, del mondo del vino italiano. Adesso non posso citarli tutti, ma cito solo, oltre ovviamente al nostro Jacopo Vagaggini, già citato, il miglior giovane enologo d'Italia 2023, faranno parte della commissione alla quale hanno dato già un assenso, Gabriele Gorelli, il primo master of wine italiano, che in questo momento rappresenta in tutto il mondo, diciamo, l'eccellenza della sommelleria italiana, ma non solo, posso fare il nome di Eros Teboni, il miglior enologo 2018, questo per quanto riguarda sommellerie. Se vogliamo parlare dei giornalisti, posso citare il nome di Aldo Fiordelli, che ha accettato di collaborare con la nostra commissione, e tanti altri, tra cui i rappresentanti delle maggiori associazioni di sommellerie o di assaggiatori del vino, quali ICE, ONAV e FISAR. Ognuno di questi sarà rappresentato nella commissione.
Lo scopo della commissione sarà quello di fornire all'Enoteca una selezione di vini che poi verranno adeguatamente promossi in tutte le sedi dell'Enoteca come scelta di eccellenza italiana. Un altro elemento molto importante che ha caratterizzato la vita dell'Enoteca italiana e che la Fondazione intende recuperare è quello legato all'editoria di settore. La Fondazione Enoteca Italiana ha pubblicato per anni, è stata il punto di riferimento per decenni nel mondo dell'editoria del vino per la qualità e l'aggiornamento delle pubblicazioni in materia vitivinicola. Da una parte su quello che riguardava il vino vero e proprio, da una parte su quanto riguardava la vitivinicoltura. Questa attività verrà ripresa. Noi possediamo già i diritti di una serie di pubblicazioni che verranno via via aggiornati, ma siamo già, la Fondazione collaborerà con una serie di istituti, università e associazioni che ci hanno già sostanzialmente garantito di procedere la loro collaborazione per pubblicare nuovi studi di settore sostanzialmente. Altri due importantissimi campi, e qui mi riallaccio a quanto diceva anche l'onorevole Battistoni, saranno di cui l'Enoteca sarà promotrice, di cui la Fondazione sarà promotrice baluardo, saranno uno l'argomento tutto ciò che riguarda vino e salute. Io sono un medico e un produttore di vino, conosco alla perfezione tutto l'iter che c'è dalla radice della vite fino a quando l'alcol entra nei capillari e produce gli effetti sull'essere umano. Per cui noi sappiamo benissimo che il vino, ovviamente parliamo di vino rosso, consumato in modiche quantità, come diceva l'onorevole, fa bene. Ovviamente l'argomento salute, soprattutto oggi, viene utilizzato in ambito economico per tutta una serie di operazioni diverse da quelle che sono il benessere dell'uomo, ma l'Enoteca italiana per cui ci si può esporre anche ad attacchi, come diceva, come giustamente ricordava l'onorevole, anche di altre nazioni che magari producono whisky e demonizzano il vino. Ovviamente l'Enoteca italiana da questo punto di vista vorrà porsi in sintonia con quella che è la sua immagine nella fortezza di Siena come baluardo e come verso gli attacchi al mondo del vino italiano e come combattente per quelli che sono gli interessi italiani. L'Enoteca italiana, uno dei progetti è quello di portare non solo in Italia ma di legare alla promozione dei vini italiani nel mondo anche un progetto salute, cioè il vino, noi vi portiamo questo vino ma vi garantiamo dal punto di vista scientifico che questo vino fa bene. Questo sarà molto importante perché uniremo una cosa che potrebbe essere giudicata solo negativa, ma noi sappiamo bene, chiunque si sia occupato di medicina o farmacologia sa bene che qualsiasi farmaco in quantità eccessiva diventa un veleno, quindi la stessa cosa è l'alcol, che poi il vino viene impropriamente accomunato all'alcol. Ultimo, ma non ultimo, è legato all'argomento vino e salute, è l'argomento che riguarda il consumo dei giovani del vino, di cui parlava già Massimo. È un problema molto importante, sentito al giorno d'oggi, perché non è tanto il vino, ovviamente, il problema, quello che viene definito come problema è quello giovani, è alcol. Il vino non c'entra niente, impropriamente viene tirato in mezzo tutte le volte, ma il nostro compito sarà quello di operare una distinzione ben precisa tra quello che è il vino e quello che è l'alcol, quelli che sono i superalcolici e quelli che sono le altre bevande che non hanno e non portano i benefici che porta il vino. Quindi il campo su cui operare è estremamente vasto. La Fondazione non si tira indietro in quanto raccoglie un testimone importantissimo, come tutti voi sapete, per cui siamo pronti con le nostre varie professionalità ad affrontare un mondo e a portare avanti i valori in Europa e nel mondo italiani, riprendendo quello che l'Enoteca italiana era, cioè la punta di diamante nel mondo del vino
dell'Italia nel mondo. Voglio concludere questa mia veloce presentazione con una frase di Papa Francesco. Il vino è un dono di Dio, ma il Creatore ce l'ha affidato perché con la nostra sensibilità ne facessimo, come dice la Scrittura, una vera fonte di gioia per il cuore. Come vicepresidente, a questo voglio ispirarmi, per tutte le attività della Fondazione. Grazie. Grazie, grazie a Mario Vagimigli. Grazie davvero. Ora, grazie, do lettura del messaggio che ci è pervenuto da parte del sottosegretario Patrizio La Pietra. La viticoltura da sempre è parte della storia italiana e in particolare della Toscana. Promuovere e diffondere lo studio, la ricerca e la divulgazione della cultura e delle pratiche vinicole ed enologiche dall'antichità ai nostri giorni rientra pieno nel percorso di valorizzazione del mondo agricolo e di tutto l'insieme di valori ad esso connesso, che il governo Meloni ha messo in cima all'agenda politica fin dal primo giorno del proprio insediamento. La tutela della vitivinicoltura di qualità, dei vitigni autoctoni, antichi e quelli moderni, oggetto di viticoltura sostenibile, le pratiche di coltivazione tradizionale moderna, nonché di tutti i prodotti tipici locali, è la ragione alla base della nascita della Fondazione Enoteca Italiana Siena. Sposando in pieno quella linea programmatica che mira a sostenere lo sviluppo economico locale e sostenibile, favorendo la permanenza nelle zone rurali a vocazione vinicola con la creazione e l'integrazione di nuove imprese e servizi. Un elenco di propositi tanto ambiziosi quanto condivisibili e che deve spingere tutti noi, istituzioni pubbliche e private, a lavorare con i soggetti disponibili al rafforzamento delle sinergie intercorrenti tra produttori del vino e gli enti pubblici. Dobbiamo connettere tutti gli attori del settore per realizzare sul territorio nazionale un modello ispirato alla qualità delle produzioni, alla concretizzazione di un'economia circolare realmente virtuosa, in grado di mettere nella giusta luce gli aspetti salutistici e nutrizionali delle eccellenze agroalimentari del Made in Italy. In quest'ottica la ricerca può e deve svolgere un ruolo essenziale e sono certo che grazie al lavoro della Fondazione otterremo un concreto sostegno al nostro comparto agroalimentare individuando nuovi settori a cui destinare risorse per la ricerca anche in termini di sostenibilità. Per queste ragioni che ho brevemente riassunto ritengo sia un'ottima notizia per la vitivinicoltura, per l'enologia e per l'intero mondo agricolo italiano la nascita della Fondazione che con il suo contributo culturale di reale conoscenza della materia, sono certo saprà contribuire al percorso di valorizzazione e promozione del comparto al quale tutti dobbiamo ambire. Patrizio La Pietra, sottosegretario. Perfetto. Allora, poi c'è una nota molto bella, se posso, Elena, perché il nonno della dottoressa D'Aquanno, Pietro Rovina, era fondatore, era un imprenditore del settore in quel di Ovada, con la omonima distilleria fondata nel 1904, oltretutto azienda quotata in borsa, quindi insomma qualcosa di assolutamente eccellente ed eccezionale all'epoca. E quindi il sindaco di Ovada, Franco Comaschi, ha mandato questo messaggio col piacere di leggere e di dedicare ovviamente alla dottoressa. Desidero salutare tutti gli intervenuti a questo evento che segna una rinascita importante, quella del marchio Enoteca Italiana Siena, una denominazione storica che reca in sé alcune parole chiave che posizionano questo sforzo progettuale ai vertici della riconoscibilità mondiale della nostra viticoltura. Nelle scorse settimane ho avuto l'onore di essere eletto sindaco di Ovada, città ubicata nell'Alto Monferrato, al confine tra Piemonte e Liguria, che affonda le proprie radici nella viticoltura. La nostra eccellenza è il vitigno Dolcetto, dalle cui uve produciamo il pregiato rosso Lovada DOCG, una delle numerose DOCG del nostro paese. Il nostro è un territorio ricco di storia e tradizione, che si trova nel percorso della Fondazione Enoteca Italiana Siena e nello sforzo di una comunità che intende far partire dalle proprie radici e dalla propria biodiversità la scommessa per il futuro. Ecco perché questo marchio, che oggi rinasce in uno dei palazzi simbolo dell'Italia, reca tre parole chiave. Enoteca, che racchiude un patrimonio di saperi e sapori,
italiana, perché il nostro orgoglio di appartenenza deve essere sempre forte e sincero, e infine Siena, una città simbolo del nostro paese che si distingue per valori, consapevolezza e bellezza, un patrimonio immateriale che ha contribuito ad affermarci nel mondo. Ci fa piacere sottolineare che abbiamo avuto modo di conoscere questa realtà grazie alle radici ovadesi di una delle sue promotrici, la dottoressa Taquanno. Spesso i progetti camminano sulle intuizioni delle persone e in questo caso siamo certi che sapranno percorrere una strada lunga e piena di soddisfazioni. Nell'augurare a tutti gli intervenuti una proficua continuazione dei lavori, ribadisco la volontà da parte della città di Ovada e del territorio ovadese di collaborare in piena sinergia con voi per raggiungere insieme grandi traguardi ed obiettivi. Un caro saluto e buon lavoro, dottor Franco Comaschi, sindaco di Ovada. Allora, diciamo forse poi il presidente Barelli. Allora, accendo, giusto. E vabbè, dopo questa lettera che ha letto, mi collego al discorso che tante volte, la domanda che tante volte mi è stata posta: perché sei arrivata a Siena? Oltre alla bellezza di Siena, la mia venuta a Siena era proprio collegata al commendator Pietro Duina, che era mio nonno, che nacque nel 1872 e si trasferì a Ovada, dove nel 1904 fondò una società all'epoca quotata in borsa. Quindi questo vi fa capire quanto quest'uomo potesse essere lungimirante. Perché vi dico questo? Perché comunque le mie radici vengono da lì. E mio nonno addirittura già all'epoca aveva una sede a Buenos Aires e una a Lima, produceva dei distillati che esportava in tutto il mondo. E ha fatto della sua vita legata al mondo della enologia la sua missione. La sua missione è la missione di tutta la mia famiglia. Questo mi ha portato a Siena perché da bambina mia nonna e poi mia mamma dopo mi raccontavano sempre di quest'uomo che credeva moltissimo in questo settore, ma non solo come produttore e anche commerciante, ma credeva fortissimo nella divulgazione. Tant'è che volle fortemente essere presente come accademico corrispondente dell'Accademia della Vite e del Vino di Siena, che è nata a Siena, e mi fa molto piacere vedere qui di fronte a me oggi il professor Rosario Di Lorenzo, che è presidente di questo storico ente, che mio nonno ha fortemente voluto, e mi fermo, poi mi riallaccio perché vedo che è arrivato il presidente, quindi sarei contentissima di ascoltare naturalmente lui. Sì, va bene, vado avanti. Grazie, vuole accomodarsi? Innanzitutto ringrazio il Presidente per essere stato presente ed essere qui con noi. Per noi è stato un enorme piacere essere stati partner, sostenitori, diciamo, della vostra iniziativa, e che mi sembra abbia avuto non solo un grande successo, ha avuto anche una rilevanza, non solo nella meravigliosa città di Siena, ma anche come, diciamo, esempio di intrapresa e di sostegno a attività significative, che io voglio dire, del Made in Italy. Sarà stato già ampiamente detto e dibattuto, Francesco Battistoni poi è un esperto in materia, non in vino, intendevo dire, ma su tutta la filiera, in tutta la filiera alimentare e diciamo vicinoria a uno dei punti importanti della nostra capacità imprenditoriale italiana. Peraltro, come sapete o come forse è stato già detto, c'è anche un fortissimo interesse da parte del Ministero degli Affari Esteri al sostegno e all'internalizzazione del Made in Italy, inteso a 360 gradi, quindi con la parte diciamo alimentare. E quindi nella nostra vocazione di avere prodotti diciamo
clou nella nostra, diciamo, filiera, e l'esportazione è fondamentale, come è fondamentale anche la promozione del nostro paese, e quindi, diciamo, il vostro mondo, no, che voi sostenete è parte importante. Ci saranno delle iniziative anche negli Stati Uniti da qui a breve, dove noi abbiamo sostenuto e favorito la vostra presenza e la vostra partecipazione. Io quindi sono sicuro che, diciamo, il vostro successo è un primo passo per successi ancora più importanti, e, ripeto, in un settore dove il nostro paese rappresenta in questo mondo, in questo settore, un vanto incommensurabile, che dà ricchezza all'Italia, al nostro prodotto, alla nostra immagine e alla nostra economia. Quindi siamo noi che ringraziamo voi, e spero che questa sia soltanto un'occasione delle tante che ci saranno per poter condividere iniziative di successo come questa. Grazie. Grazie Presidente Barelli per quanto fatto e per quanto detto. Elena, prego. Mi ricollego a quello che stavo dicendo solo per far capire ai presenti e a chi non mi conosce ancora, ma molti sono persone amiche, quindi vedo tutte facce note, amiche, sanno della mia storia e del perché sono arrivata a Siena. Quindi il filo conduttore con tutto quello che mio nonno ha fatto dal 1900, si può dire fino ai giorni nostri, perché io sto portando avanti quell'incipit che lui mi aveva, diciamo, in un certo qual modo indicato. Motivo per cui io innanzitutto inizio questo mio brevissimo intervento, perché poi i miei amici e colleghi e persone che mi hanno preceduto hanno ampiamente descritto lo scopo della Fondazione, ma naturalmente vorrei dire anch'io due parole. Allora, innanzitutto inizio con i ringraziamenti di rito a ognuno di voi qui presente e grazie in particolare a Siena. A Siena che ci ha dato lo spunto per poter essere qui oggi, a Siena che ci ha aperto le porte, a Siena che ci ha fatto conoscere questo storico marchio. Nella fattispecie questo marchio noi l'abbiamo comprato all'asta attraverso una procedura complicata, credetemi, ma giustamente, dico oggi. All'epoca magari, come tutti gli imprenditori, mi sono detto mamma mia che percorso arduo, e invece no. E voglio ringraziare il presidente che ho intravisto prima, e se la vista non mi inganna l'ho visto, Carelli Palombi, che era all'epoca il presidente del Tribunale di Siena, che per primo ci ha ricevuti, ci ha ascoltati e ha abbagliato con grandissima oculatezza la nostra progettualità e anche il nostro interesse a questo marchio. Quindi lo ringrazio perché l'ho appena intravisto. E naturalmente ringrazio tutti quelli che sono collegati in streaming da tutta Italia e soprattutto da Siena, perché tanti giornalisti, non hanno amici e senesi non hanno potuto essere qui oggi perché impegnati nel palio. Ringrazio le istituzioni e gli enti. Enoteca Italiana in questo momento, Fondazione Enoteca Italiana ed Enoteca Italiana è fatta, diciamo, da una compagine di soggetti privati. Però, come io posso ben vedere, sono felice per questa, si riconosce ancora come un ente pubblico, o comunque ha l'importanza dell'ente pubblico, ha un bellissimo vestito. E nella fattispecie voglio ringraziare il vice sindaco di Siena, dottor Michele Capitani, che c'è stato sin da subito a sentire e che ha mosso insieme al sindaco e a tutto l'amministrazione una macchina con una velocità, credetemi, non così scontata per un ente pubblico. Ringrazio il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi di Siena Arezzo, dove la poi la fondazione ha sede, e che dall'inizio mi ha aiutato anche a avere maggiori informazioni su questo marchio e poi sulla storia di Enoteca. Ringrazio quindi il sottosegretario all'agricoltura e alla sovranità alimentare Patrizio La Pietra per le sue bellissime parole che mi hanno molto commosso, il governo che supporta tantissimo questo settore, e ringrazio il sindaco Gianfranco Comaschi, sindaco di Ovada, per le sue bellissime parole e per avermi dato la possibilità di scoprire ancora più cose
sull'operato di mio nonno. Ringrazio anche il cardinale Lo Iudice, che non è qui presente, ma che ci ha espresso la sua vicinanza con delle bellissime parole e comunque ci ha più volte anche egli ricevuto. Ringrazio due associazioni in particolare che dall'inizio, da quando noi siamo arrivati a Siena, ci sono state particolarmente vicine. Una è l'Associazione Città del Vino, e qui c'è il direttore Paolo Corbini, e che ci ha poi aiutato anche a conoscere tante piccole e grandi realtà di questo bellissimo territorio d'Italia. E ringrazio anche la CNA di Siena, che ci è stata fin da subito vicino con tutti i loro artigiani, perché la mission della Fondazione è sì quella di promuovere naturalmente il settore vitivinicolo e l'enologia, ma anche tanto del comparto agroalimentare, e anche questo si riallaccia a quello che il Tribunale di Siena aveva studiato per completare questo bellissimo percorso. Ultimo, ma naturalmente non ultimo, ringrazio il gruppo di Forza Italia. E siamo in questa bellissima location e grazie a loro, naturalmente, che si sono tanto adoperati in un periodo, credetemi, oggi è venerdì e non credevo che ci fosse tanto riscontro, e nella persona naturalmente del presidente, l'onorevole Paolo Barelli, e del segretario alla Camera, l'onorevole Francesco Battistoni. Ringrazio questi ultimi anche per le loro parole espresse innanzitutto per noi, e questo ci è motivo di grande orgoglio ed emozione, ma anche per un settore che secondo noi è veramente in crescita e fortemente trainante, anche se poi fanno di tutto ogni tanto per demonizzarlo, ma naturalmente le nostre eccellenze vanno sempre, diciamo, appoggiate soprattutto dalle istituzioni, e mi sembra che questo governo in questo momento lo stia facendo egregiamente. E sono molto emozionata perché questo per noi è un battesimo. È la prima volta che noi presentiamo la Fondazione ed è la prima volta che ci presentiamo quasi con l'organico completo. Voglio ringraziare anche Lisa Romei, che da sempre ha collaborato con noi e che si occupa di promozione di vino a Siena e in tutta la Toscana. Il titolo è Tra passato e futuro, perché naturalmente noi non possiamo scindere le due cose. Questo è stato un ente molto importante, costituito prevalentemente da tanti enti e da tante eccellenze. E naturalmente quando abbiamo cominciato a studiare la storia di questo ente, abbiamo dovuto collegarci al passato, molto importante, qualcosa un po' meno, che poi ha portato naturalmente alla chiusura di questo ente, al mettere questo storico marchio all'asta. Però l'excursus che tutti i miei predecessori hanno, diciamo, ampiamente spiegato, ci ha portato poi alla necessità di creare una fondazione all'atere naturalmente di una società commerciale, che è quella poi che gestirà tutta la parte, diciamo, commerciale di questo percorso. Io dico sempre, partirà da noi ma proseguirà con i nostri figli, tant'è che più volte al Comune di Siena, che ci ha dato questo bando che dura 10 anni, ho detto naturalmente rinnovabili, perché noi si deve andare avanti ad oltranza. Il nostro motto è da Siena e con Siena, naturalmente con l'Italia e con il resto del mondo. I miei predecessori hanno parlato di studi, di ricerche, la Fondazione si occuperà di questo, di promozione di territori, studio, ricerca, sinergie con tantissimi enti, associazioni, accademie, università. Io poi sono la figlia di un docente universitario che per 40 anni ha fatto dello studio e della ricerca la sua mission di vita, quindi per me dovevano essere imprescindibili le due cose. Seppur l'Enoteca l'aveva già, non l'avesse avuta, l'avremmo comunque voluto noi questo ente. E quindi questo ci porta in una dimensione, una dinamica completamente diversa, perché ci dà la possibilità sì di essere una società commerciale che poi promuove tutto quello che è l'incoming verso la regione, i vini, l'importanza eccetera eccetera, ma ci fa promuovere la cultura. La cultura del vino, la cultura del bere, la cultura del buon bere, la cultura di tutta l'Italia che si adopera in questo settore, ma anche la cultura dell'enogastronomia.
Noi abbiamo delle eccellenze nel territorio toscano e non solo in tutta Italia che noi andiamo a promuovere, ecco perché poi la sinergia con molte associazioni di categoria che sono fatte da piccoli, medi e grandi imprenditori che vedranno sicuramente nella Fondazione Enoteca Italiana la loro espressione progettuale. Ecco perché poi quello che noi abbiamo chiamato Vigneto Italia, in quel bellissimo video, scusatemi, a me emoziona, ma sarà l'età, sarà la stanchezza, il caldo, eccetera, eccetera, però ecco, con questo drone che sorvola il nostro bellissimo territorio, noi lo andremo a proiettare per tutto quello che sarà la clientela italiana ed estera, che convergerà a Siena anche fuori dal periodo diciamo del turismo che Siena ha già per fortuna, quindi possiamo dire che noi partiamo avvantaggiati, che partiamo già da una città che fa parlare di sé in tutto il mondo, Siena, la Toscana è un brand riconosciuto a livello mondiale, l'Italia per tutto quello che è il settore vitivinicolo e dell'enogastronomia sicuramente un'eccellenza nel mondo. Quindi non ci siamo mai fatti spaventare dalla demonizzazione, dalla preoccupazione nelle oscillazioni di tutti i mercati, io faccio l'imprenditore anche in altri settori e questo non ci ha mai spaventato. Ricollegandomi al Vigneto Italia, vogliamo coinvolgere tutte le realtà italiane e in questo nostro excursus, quindi ci vedrà presente in tante regioni, con la nostra presenza sia a livello commerciale ma anche accademico e di iniziative. Un altro filo importante che vogliamo collegare al nostro progetto è quello di attività legate al mondo della cultura. Ecco perché il vino è un'eccellenza che si sposa bene con tantissime iniziative. Tante se ne stanno facendo, tante se ne sono fatte in passato. Con la mia presenza ad Ovada ho visto che anche mio nonno all'epoca faceva già qualcosa in questo settore, ad Ovada e in altre zone d'Italia. Ecco che il legame col vino porterà poi l'Enoteca Italiana, la Fondazione Enoteca Italiana a Siena a promuovere anche un mondo culturale che produce sinergie. Mi viene in mente la pittura piuttosto che la musica, sapori, odori, multimedialità, studio, i nostri bastioni bellissimi, siamo riusciti a vincere anche questo bando che il Comune di Siena anche lì ha studiato in maniera certosina e ben venga, perché io dico sempre abbiamo vinto ed eravamo soli, io una sana competizione fa sempre bene, però dico forse abbiamo vinto a monte allora se eravamo soli, no? E credo che una parte importante del nostro successo sia proprio quello di avere all'Atere una fondazione e di essere appoggiata attraverso questa diciamo fondazione da tanti enti che c'erano allora, che ci sono adesso, che ci daranno gli input a partire appunto dal passato, con attualizzare quello che tutto, diciamo, tutte le nuove tecnologie che ci sono. Prima Massimo parlava del nostro museo, il museo che ci sarà nel Bastione San Francesco della Fortezza Medicea di Siena in realtà c'era già e la fondazione promuoveva già questo settore. Noi riprenderemo le, spero, 1600 etichette in un tempo non dice velocissimo, ma comunque che il Museo Enoteca Italiana Siena aveva, ma lo attualizzeremo, pur mantenendo il pregio della location storica, con tutta una parte multimediale, sensoriale e interattiva. Questo perché? Per renderlo innanzitutto attrattivo. Se nella città dei musei, e credo che sia una delle più belle città d'Italia, scusatemi se mi permetto, io ho vissuto in quasi tutta Italia, ma a livello diciamo museale è un museo a cielo aperto. E questo non lo dico perché c'è il vice sindaco presente o il presidente della Camera di Commercio, ma perché lo dicono tutti. E quindi il nostro museo vuole essere un museo che, come dico io, si vuole dare delle aree, perché vuole essere la novità. La novità perché porterà all'interno di questo bellissimo mondo, che è quello delle bottiglie di vino, che già di per sé raccontano una storia di cantine, storia di uomini, storia di famiglie, che sono poi arrivate a quella produzione, ma racconterà in maniera multimediale interattivo un progetto che io mi auguro che sia attrattivo per tutti, ma soprattutto per i giovani. Io sono mamma di 3 figli, che hanno 3 età diverse, e che quindi, avendo questa fortuna, li ho seguiti in varie fasce d'età e vedo che la multimedialità
è molto apprezzata, ma anche da noi, diciamo, e anche dai nostri figli. E quindi la Fondazione Enoteca Italiana si farà portavoce di questo museo, sperando che possa essere il primo esempio e poi possa essere anche qualche altra regione virtuosa in questo senso a poter unirsi a noi. Da poco abbiamo avuto anche l'invito della Fondazione Musei del Vino ad essere presenti in una loro manifestazione. Ecco, questo è quello che ci fa capire che siamo sulla strada giusta e per questo vi ringrazio. Grazie, grazie Elena D'Acquanno. È bellissimo perché prima mi ha detto leggerò il mio intervento, poi invece ha fatto un discorso meraviglioso, nato veramente dal cuore e dalla passione, quindi grazie, grazie davvero. E siamo arrivati ai saluti, quindi io davvero ringrazio tutti coloro che hanno seguito questo momento a lati emozionante, a lati storicamente importante e istituzionalmente ricco di futuro, perché quel passato porta a un futuro che davvero ritengo sarà roseo, al quale do volentieri il mio contributo fin da ora. Accettato. Bene, quindi nella commissione vuoi il mio nome. E davvero è stato un bellissimo momento, so che ci aspetta un brindisi insieme per valorizzare anche concretamente tutto ciò che abbiamo detto. Grazie, grazie a chi ci ha seguito in web diretta.